Buon salve, cari pixelini, e benvenuti, bentornati in questa nuova fantastica avventura di Harry Potter What's Mystery, dove c'è un'offerta a tempo speciale. Ragazzi, no, scusate, hanno mixato i pantaloni schifosi con quel coso. No, devo vederlo assolutamente. Fatemi vedere. Ah, no, soltanto quell'abito, ma giuro, io non avevo quei pantaloni osceni. Posso raccogliere una cosina? Sì, perfetto, questo è l'evento che blocca le mod. Saliamo al posto 22. Eccetera, ma io non. Perché ho la divisa banale? Me l'avete fatto notare nell'ultimo video, ragazzi. Non voglio la divisa banale. E potrei andare a prendere l'abito che ho preso, tipo a Bobaton. Eccolo qua, l'abito di Bobaton. No, aspetta, non voglio solo questo, voglio tornare indietro. E se non erro, Bobaton non ha anche un capelon? O mi sbaglio? Il capelon di Bobaton esiste? Vediamo un pochettino se c'è il Capelon de Bubaton. Mi sa che non c'è il Capelon de Bubaton. Quindi, ragazzi, niente. Accettiamo le modifiche, siamo super eleganti, ragazzi, e possiamo continuare a cercare Falcedolce. Ovviamente c'è una cosa molto molto strana. Cioè, nel senso, nella puntata precedente stavamo parlando con Cedric, quel maledetto Don Cedric. Sì, lo chiamerò Cedric apposta. A un certo punto, alla fine, dopo averlo insultato, abbiamo visto Falcedolce. Tipo, cosa? Oh mio Dio, aiuto! Dobbiamo correre a prenderlo. Dobbiamo correre a prenderlo talmente tanto veloce che c'è stata un'attesa di 4 ore. Cioè, i sviluppatori hanno messo. Sì, lo so, non voglio spendere soldi. Hanno messo 4 ore di attesa in un punto dove dobbiamo correre assolutamente prima di perdere le sue tracce. Ma che cazzo state facendo? No, cioè mettetele dopo le attese, no? Perché per esempio alla fine di questa missione non c'è l'attesa. Ragazzi, non ci siamo. Non ci siamo. Ma adesso non perdiamo ulteriore tempo, andiamo a cercare assolutamente Falcedolce. Secondo me tutto questo capitolo è incentrato completamente sulla ricerca di Falcedolce. Speriamo di trovarlo, insomma. Nel mentre che qui sta facendo cose. Vi ricordo che se vi iscrivete al mio canale, vi abbonate al mio canale, oh mamma mia, con tutti questi cosini, potete vedere questi video in anteprima rispetto agli altri e non sto capendo perché dovete lanciare i Puffskin da poverini. Ma figli di una caccola. Beatrice? Beatrice? Ragazzi, no, sono molto incazzato. Sono molto incazzato. No, io questo capitolo non posso farlo. Vi ricordo anche che c'è anche un'altra seconda missione secondaria e dovete adottare il tester e portarlo a livello 10 e quindi sarà una morte, un'altra di quelle cose che faremo tipo nel 2013. Ragazzi, sono un po' triste. Ah, guardate, una volta era così carina Beatrice. Ragazze, ismerda Beatrice. Cosa state facendo? Ah, comunque i nostri amici ci hanno sn tutti snobbati che dovevano fare cose con Cedric. E l'unico che è venuto con noi è Diego, eh. Secondo te stiamo lanciando dei Puffskin, ovviamente. È stata un'idea di Ismelda. Dice che ai Puffskin piace. Non credo proprio. E poi ci fa passare il tempo in attesa dell'inevitabile rovina di Hogwarts. Che prospettiva allegra. Non dirmi che Penny ti ha mandato di nuovo qui per spiarmi. No, stiamo cercando Falcedolce. L'avete per caso lanciato da qualche parte? Lo snaso della Rakepig era qui a saccheggiare i contenitori del mangime poco fa. Quel seccatore se ne andava in giro pavoneggiandosi con una piuma bianca. Perché non l'avete preso e ammazzato a posto di lanciare. Vabbè. È ancora qui? No, se l'è svignata dopo essersi spazzolato tutto il cibo delle creature. Ingordo. E comunque, perché ti interessa tanto trovare quel ratto? Forse perché mi porta la Rakepig. Vabbè. Sospetto che Falcedolce possa portarmi dalla Rakepig. Vabbè, diciamolo il nemico. Vuoi dire che la Rakepig potrebbe essere nascosta qui nei paraggi? L'inevitabile rovina di Hogwarts arriverà anche prima di quanto pensassi, dunque. Avete per caso visto dove è andato Falcedolce, maledetti voi? No, eravamo solo felici di essercelo tolto dai piedi. Ora, se hai finito di tempestarci di domande, Beatrice ed io abbiamo dei Puffskin da lanciare. Sì, che bello! Siamo arrivati a un punto morto, Rocky. Prima di darci per vinti, diamo un'occhiata in giro.
sono sempre cose della Cornovaglia laggiù in fondo. Forse troveremo degli indizi su dove possa essere andato Falce Dolce. Questo ci costerà addirittura 8 ore di energia, porca paletta! Vabbè, ragazzi, non ci posso credere che Penny non abbia voluto aiutarmi. Cedric, ci sono impronte di zampe di snaso dappertutto. Le briciole sembrano condurre da questa parte. Com'è possibile che una creatura così piccola mangi così tanto? Questo sacco è tutto strappato. Non capisco cosa ci trovi Penny in Cedric. È solo un ragazzino. Esattamente. Forse questa idea di Smelda e Beatrice di usare i Paskin non è poi così. Non ho capito così cosa. Così come peregrina, possibile? La re. Porca di quella paletta! Ci sono impronte. Questo l'abbiamo già letto, ragazzi. Proviamo a tornare a quella cosa di prima, visto che è già finito il dialogo. Qui sicuramente è passato uno snaso. Non ci posso credere che Penny sia una zoccola. Cioè, non si può dire, ragazzi, non si può dire. Qui dentro non ci sono snasi. Questo l'abbiamo già letto, ragazzi. E non capisco. Eh sì, esatto, non ci capisco neanche niente. La Rigby che è tornata a prendere Falce Dolce dopo che Ben l'ha smesso di prendersi cura di lui? O magari erano d'accordo lei e Ben? Secondo voi che ne pensate? Ben confabula con la Rigby? Io è più di una volta che ne sono quasi convinto. Però non saprei, ragazzi. Vorrei parlare con Diego, per favore. Vorrei di nuovo parlare con Diego. Grazie mille, finalmente. Non capisco. No, ma io non volevo questo. Volevo l'altro discorso con Diego. Quello che ho già fatto, che non sono riuscito a leggere, ragazzi. Ah no, peregrina, a parte che era qua e mi ero dimenticato, è peregrina la parola che mi mancava, perfetto. Quindi qua ci sbrighiamo un sacco, vi ricordo mentre qua ci stiamo sbrighando che su Instagram è partita la sfida, appena raggiungerò i 5.000 follower, ragazzi, partiranno le carte regalo. Regalerò una prima carta regalo da 20 euro. Potete decidere voi di che tipo, di che genere, eccetera, se di un negozio, se di un account, di qualunque cosa. Non vi farò una ricarica per il cellulare per il semplice motivo che non posso e non voglio avere a che fare con i vostri numeri di cellulare per privacy, però una carta regalo su Steam, su Netflix, su qualunque altra cosa sarà tutta completamente vostra. E dopo essere arrivati ai 5.000, la strada per i 10.000, magari il cinquantone potrei anche buttarcelo. Che dite voi? Raccogliamo le cose e siamo pronti ad andare avanti. Snaso, snasino, dove sei, snasino? Sei qui? Ho trovato una scia di cibo che torna verso il castello. Ma com'è bello il Paskin. Scommetto che se continuiamo a seguire questa pista ci porterà a Falce Dolce e poi, si spera, alla Rakepeak. Vieni, Diego, muoviamoci. A dire il vero, Rocky, ci ho pensato su e ho deciso che devo assolutamente esercitarmi negli incantesimi. Ah, bene, quindi ci abbandoni anche te. Perfetto. Cedric sarà anche diventato più popolare di me, ma non permetterò a uno studente del primo anno di battermi a duello. Ah, scappa così velocemente. Bene, ma. Ok, sono rimasto solo. I miei amici mi odiano. Dimmi che non. Oh. Verrò con te, Rocky. Beatrice? Bea? Che sia l'occasione per farla tornare normale? Se la Rakepeak sta complottando qualcosa, voglio saperlo. Non fosse altro che per far capire a Penny che la scuola non può proteggerci. Ma è del secondo anno, io non glielo permetterei, ragazzi. Ma tutto questo, ragazzi, lo finiremo nella prossima puntata. Oggi ci fermiamo qua, ragazzi. Siamo pronti ad andare avanti nella prossima puntata. Sì, lo so che c'è questa offerta maledetta, ma non ci interessa assolutamente. Vi ricordo di seguirmi attivamente sul mio canale. Vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella e soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate di questo video. Non ci sono state scelte, però questa cosa di Falce Dolce, secondo voi perché Falce Dolce è qua? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Io gioco con la mia spadina che è veramente bellissima. Come al solito, direi che per oggi è tutto. Iscriviti al canale, attivate la campanella, fatemi sapere cosa pensate qua sotto e soprattutto se volete abbonatevi per avere i video in anteprima di questo canale e tante altre cose che trovate qua sotto sulla scritta abbonati. Per oggi è tutto, che altro dire? Fatto il misgatto! Mamau!